Balbi oggi a Città della Scienza presenta il suo ultimo libro, Cercatori di Meraviglie, ricercatore all'Università di Tor Vergata, quindi un curriculum da scienziato ma sempre più impegnato anche nella divulgazione scientifica, adesso è appena attivato questa nuova rubrica sulle scienze. Cercatori di Meraviglie è un libro che cerca di raccontare, no, la storia di uomini che hanno cercato le risposte alle grandi domande. Chi sono i cercatori di meraviglie? Ma io lo uso un po', appunto, uso questa etichetta cercatori di meraviglia per identificare in realtà gli scienziati in generale, cioè secondo me gli scienziati sono motivati soprattutto quando decidono di chiedersi come funziona il mondo dalla meraviglia, cioè dal fatto che il mondo gli appare una fonte continua di stupore e vogliono capire com'è fatto e quali sono le regole del gioco. Questa è un po' l'idea che c'è dietro, quella di mostrare anche come funziona la scienza, quali sono le motivazioni degli scienziati, prendendo come esempio dei grandi scienziati del passato e facendo un po' la storia delle grandi scoperte degli ultimi secoli. Questo libro tu parti dalle grandi domande, dalle sei grandi domande che si sono posti questi scienziati a cui hanno cercato risposta. Se oggi dovessimo cercare le grandi domande a cui gli scienziati cercano risposta, quali sono le più importanti a cui stiamo cercando di lavorare? Beh, nel mio campo, che è l'astrofisica, esistono ancora tantissime cose che non sappiamo, nonostante abbiamo capito molte cose, ma d'altra parte la scienza funziona così: ogni volta che capisci alcune cose si aprono altre domande. Una delle cose che non sappiamo adesso, per esempio in questo periodo storico, è di che cosa è fatto l'universo, cioè non sappiamo esattamente di cosa è fatto il 95% circa della materia e dell'energia che compone l'universo. Oltretutto non possiamo osservarla direttamente perché si tratta di materia ed energia oscura e quindi ci stiamo un po' chiedendo e ci stiamo cercando di capire da ormai da diverso tempo, da diversi anni, cosa sono questa materia e questa energia oscura. Ma poi ci sono tante altre domande che hanno a che fare, per esempio, con proprio gli istanti iniziali dell'evoluzione dell'universo, oppure, venendo invece a cose un po' più vicine a noi, al nostro universo locale, una delle attività che in questi anni ha conosciuto un'esplosione è la ricerca di altri pianeti intorno ad altre stelle, e quindi con questo anche la domanda, che è una domanda vecchissima e che l'uomo si è sempre posto: se siamo soli nell'universo, se ci sono altre forme di vita in altri mondi intorno ad altre stelle. In questo ambito, passando dalla comunicazione alla ricerca, su questi temi, su cosa si concentra la tua ricerca attualmente? Ma io, appunto, tradizionalmente mi sono occupato soprattutto dell'universo primordiale, e quindi di capire come ha avuto inizio l'universo e anche poi la sua evoluzione successiva, quindi un po' i temi che ho detto nella risposta alla domanda precedente. Però devo dire che adesso mi interessa molto, da qualche anno mi interessa molto anche questa cercare in qualche modo di dare qualche contributo alla domanda, appunto, se siamo soli nell'universo, perché è un momento storico in cui questa domanda, che ripeto l'umanità si è sempre fatta, è un po' più vicina alla possibilità di dargli una risposta basata appunto sulle osservazioni. Un'ultima domanda sul tuo lavoro anche di divulgatore scientifico, di comunicatore della scienza: in che modo le due anime, no, di scienziato e di comunicatore riescono a conciliarsi? Ma io credo che facciano entrambe parte del mestiere di scienziato, cioè la scienza è basata proprio dall'inizio sulla comunicazione. Noi scienziati dobbiamo raccontare le cose che facciamo innanzitutto ai colleghi, ovviamente, perché il metodo scientifico è basato su questa idea di revisione da parte dei tuoi pari, no? Dei tuoi colleghi. Quindi quando fai qualcosa devi poi renderla pubblica, devi rendere i dati disponibili, devi discutere i tuoi risultati con tutti e devi renderli più aperti e più noti possibili.
A questo poi si accompagna il fatto che, secondo me, oltre a comunicare i tuoi risultati ai tuoi colleghi, è proprio un obbligo dello scienziato anche comunicarli al resto delle persone, alle persone che non fanno, che non sono scienziati di professione, ma che hanno diritto di sapere quello che succede nel mondo scientifico, se non altro perché, tra l'altro, in qualche modo finanziano la ricerca scientifica con le tasse quando si tratta di ricerca pubblica. E poi perché penso proprio che ci sia un aspetto culturale importante, cioè la scienza è cultura e deve far parte del bagaglio medio, culturale delle persone, anche quello di conoscere come funziona il mondo e di sapere qual è lo stato attuale della ricerca della scienza, insomma. Lavoro ormai da anni nell'ambito della comunicazione della scienza, quindi diciamo in una realtà come Città della Scienza ti trovi di casa. A presentare questo tuo ultimo libro, che I robot ci guardano, che testimonia anche la vastità di interessi, no? Avevi pubblicato un libro sull'evoluzione, lavori poi con l'INAF, quindi insomma vari argomenti. Da dove nasce l'idea di raccontare la rivoluzione della robotica? Ma guarda, la risposta più bella è un commento che mi ha fatto una volta un collega giornalista, che diceva che mi invidiava, gli era piaciuto il mio libro, e che la nostra generazione, cioè la mia, di giornalisti, di comunicatori della scienza, si è persa la rivoluzione informatica, quella proprio del passaggio dai mega computer al personal computer, perché eravamo ancora troppo giovani per raccontarla, è successa quando io ero bambino negli anni 80, e ora invece abbiamo l'occasione di raccontare una rivoluzione analoga mentre sta succedendo, nel senso che la robotica oggi è in una fase simile a quella in cui era l'informatica negli anni 80. Appunto, siamo in una fase in cui da una robotica diciamo riservata alle grandi aziende, una robotica importante ma sempre di nicchia, stiamo per passare a una robotica personale, la robot in ogni casa, insomma una robotica che diventa veramente pervasiva nella società. Questo potrebbe avere grandissime conseguenze ed è veramente eccitante e interessante da raccontare. Insomma, in assoluto uno dei campi della scienza e della tecnologia che nei prossimi anni è destinato a avere le trasformazioni più esaltanti. I robot ci guardano, però diciamo noi non vediamo loro a volte, perché siamo ancora legati all'immaginario del robot antropomorfo. In realtà non è così. È proprio così. Molte persone possono avere l'impressione che la robotica non abbia mantenuto le sue promesse, nel senso che i robot che ci hanno raccontato i film di fantascienza non li vediamo attorno a noi, quelli antropomorfi con cui parlare. Il problema in realtà è che i robot ci sono, noi siamo letteralmente circondati da robot e lo saremo sempre di più nei prossimi anni, ma non sono quelli che ci ha raccontato la fantascienza. Sono robot che non sembrano tali, sono robot che hanno l'aspetto di macchine tradizionali, dagli elettrodomestici alle automobili, ma sono ora dotati di un'intelligenza impensabile fino a qualche anno fa, e quindi sono a tutti gli effetti dei robot, oppure semplicemente appunto sono macchine che non hanno nulla nella forma esteriore che ricordi l'essere umano, ma che fanno dei compiti straordinariamente complicati, straordinariamente utili, e intervengono nella nostra vita quotidiana in molti modi di cui però non ci accorgiamo. La grande domanda è: questa rivoluzione robotica toglierà posti di lavoro agli esseri umani? Questa è effettivamente la grande domanda, non c'è una risposta univoca, in parte non lo sappiamo, in parte dobbiamo dire sicuramente sì per certi versi, ma ne creerà altri, o almeno è quello che speriamo che succeda. In passato con le grandi rivoluzioni tecnologiche è sempre un po' successo questo: alcuni lavori spariscono perché iniziano a farli le macchine al posto degli esseri umani, ma mentre succede questo l'economia si allarga, nascono nuovi settori industriali, nascono nuove occasioni di impresa e di lavoro per altre persone, e quindi nascono per gli esseri umani dei posti di lavoro che fino a pochi anni prima non esistevano. Questo è successo con la rivoluzione industriale, è successo con la rivoluzione informatica. Speriamo e contiamo che succeda anche con la rivoluzione robotica. Certo, qualcuno nel gioco ci perderà, perché alcuni lavori, specialmente forse tra quelli meno qualificati, spariranno, e questo è un problema sociale anche che andrà gestito. Un'ultima domanda sulla tua carriera istituzionale, tua carriera professionale, la comunicazione della scienza in Italia, quali sono i problemi che dobbiamo ancora risolvere rispetto al mondo, diciamo, anglosassone, che ne ha fatto un mestiere?
Allora, beh, diciamo un po' si riflettono sulla comunicazione della scienza e i problemi della ricerca scientifica in Italia, a cominciare dal gap di investimenti, in particolare la mancanza di investimenti privati. Noi sappiamo che l'Italia è uno dei paesi che spende meno in rapporto al PIL negli investimenti alla ricerca, scarseggiano un po' gli investimenti pubblici e scarseggiano completamente gli investimenti privati, che invece in altri paesi sono molto importanti. Questo si riflette anche nella comunicazione della scienza, che molto spesso si trova a fare il proprio lavoro con scarse risorse. In più, devo dire, sconta un po' anche alcuni vizi storici dell'informazione del giornalismo italiano, che tende a confondere con un po' troppa disinvoltura fatti e opinioni, commento e racconto e reportage giornalistico. La figura del giornalista scientifico in Italia è ancora molto scambiata con quella del divulgatore, di quello che semplicemente fa una sorta di lezione sulla scienza in termini un po' più comprensibili rispetto allo scienziato, alla pubblicazione tecnica. Il giornalista dovrebbe sempre essere prima di tutto un cronista, uno che quando è il caso fa anche una critica della scienza, andando a chiedersi se i soldi per un esperimento sono spesi bene o male, se le conseguenze di quell'esperimento sono state prese in considerazione e così via. Questa figura in Italia, insomma, è meno rara che in passato, ma fa sempre un po' più fatica. Grazie Nicola. Grazie a voi.